Vi celebriamo oggi la solennità della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La colletta della messa, la prima preghiera, recita così: O Padre, che nella Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna dimora per il tuo figlio, e in previsione della morte di lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi per sua intercessione di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Questa colletta è bellissima perché parla di Maria, parla del suo figlio Gesù Cristo e parla di ciascuno di noi. Il Padre, nella concezione immacolata senza peccato di Maria, ha preparato una degna dimora per il suo figlio, una madre degna, un seno vergine dove il figlio di Dio potesse dimorare, crescere e poi venire alla luce, dove il figlio di Dio prendesse la carne, e quindi prendesse gli occhi, prendesse la bocca, prendesse gli organi vitali, prendesse tutto. Ebbene, questa degna dimora preparata da Dio per il suo figlio è anche la degna dimora per i figli nel figlio, per chi è adottato a figlio nel figlio di Dio. E noi siamo stati adottati in Cristo. San Paolo lo dice in tanti modi. Se per il figlio di Dio, senza peccato, era necessaria una dimora, un seno verginale, un utero benedetto e senza peccato originale, per noi peccatori e quanto peccatori, allo stesso modo era necessario ed è necessario oggi un seno verginale, un seno puro, un seno immacolato. Perché tutti noi abbiamo bisogno di essere ricreati, di trovare un porto dove ogni giorno, ma non solo ogni giorno, ogni ora, ogni istante poter tornare e riposare e vedere la nostra vita purificata, perdonata, abbracciata, amata. Un seno dove fare l'esperienza del figlio prodigo. Quelle braccia che sono le braccia del figlio e dello Spirito Santo con i quali il padre riabbraccia il figlio prodigo che torna dopo essere rientrato in sé, ferito, sporcato da tanti peccati, con la dignità messa sotto le scarpe. Bene, è in casa che viene abbracciato fuori, ma poi viene condotto in casa ed è in casa che viene ricreato, che ritorna alla dignità perduta, che ritrova la dignità di figlio. Io non sono neanche degno di essere chiamato tuo figlio. Mettimi là, all'ultimo posto, come l'ultimo dei tuoi garzoni. Il padre neanche lo fa finire di parlare, lo abbraccia, lo ama, lo ama, lo ama, lo ama infinitamente e lo riveste delle vesti che ha perduto, molto più belle di prima, le vesti del figlio, le vesti regali del figlio del re. Tutto questo si dà nel seno benedetto e vergine, senza peccato, della Vergine Maria, tua madre, mia madre. Noi abbiamo delle madri meravigliose, anche le madri più deboli, anche le madri più nevrotiche, anche le madri che dimenticano i suoi figli, i loro figli, sono meravigliose, perché hanno dato la luce, hanno lasciato che in quell'istante il seme del marito, del compagno, o forse a volte anche del compagno occasionale, si posasse nel loro utero e non hanno abortito, hanno custodito quella vita nel modo in cui l'hanno custodita e siamo nati. Poi, madri meravigliose hanno accompagnato nella fede i loro figli, si sono sacrificate, la stragrande maggioranza, no, delle madri hanno dei meriti enormi, un amore meraviglioso, spesso nevrotico, spesso affettivamente soffocante, alle volte morboso, ma scrostando tutto quello che è la parte, diciamo, carnale, la parte emotiva, la parte passionale, la parte morbosa, c'è lì un amore puro, un amore meraviglioso. E moltissime madri hanno dato il meglio di se stesse, trasmettendo la fede con l'esperienza, con la propria vita, con l'entrare nella vita con fede, quindi testimoniando ai loro figli come si entra nella vita e trasmettendola anche con le parole, trasmettendo le preghiere, trasmettendo la parola. Ma la madre migliore, la madre più misericordiosa, la madre capace di perdonare, abbracciare il proprio figlio e perdonarlo anche se
drogato, dopo aver rubato soldi a casa, dopo aver fatto una vita terribile, torna a casa ed eri abbracciato, amato profondamente. Quello è un segno, una testimonianza enorme dell'amore di Dio. Ma ha un limite. L'amore più puro, nella carne, nel piano umano, tra madre e figlio, ma potremmo estendere, tra marito e moglie, tra fratelli, l'amore stesso al nemico, che è l'amore più bello, l'amore che è il segno della vittoria di Cristo sulla morte, che supera la morte, l'amore umano, divino, dentro la carne umana, ha un limite. Non ha il potere di cambiare il cuore dell'altro. La madre di fede, una madre meravigliosa, non può cambiare il cuore del proprio figlio. Lo può perdonare, lo può accogliere. Può essere una casa dove il figlio può essere consolato, dove il figlio si può trovare amato, ma non può rinascere a vita nuova, perché tutte le nostre madri, anche le più stupende, anche quelle con più fede, per così dire, ci hanno generato nel peccato. Nel peccato mi ha concepito mia madre. Quello che hanno trasmesso a noi nella carne è lo stesso che hanno ricevuto loro dalle proprie madri. Il peccato, il limite, la frattura con Dio, questa ferita che, pur essendo stato perdonato il peccato originale, noi tutti portiamo dentro. Allora, la solennità di oggi è una parola meravigliosa, è una parola di speranza, ma anche una profezia per ciascuno di noi, una parola di cui abbiamo bisogno come l'ossigeno per respirare, fratelli carissimi. Tu ed io abbiamo bisogno di una madre che nel suo utero virginale, nelle sue viscere di misericordia, questa parola rahamin, che in ebraico si riferisce alle viscere di una madre, ma che vuol dire misericordia in ebraico. Bene, in questo rahamin poter tornare ed essere rigenerati. Litighi con tuo marito, litighi con tua moglie, litighi con quella persona, hai un rancore, hai un peccato, hai una situazione difficile, non riesci a uscire da quel giudizio, non riesci a uscire da quella preoccupazione per i soldi, per la salute, per i tuoi figli, per qualsiasi cosa, stai angosciato completamente, dove vai? Puoi parlare con tua madre, se hai tua madre viva, tuo padre, stendiamo, con i fratelli, ma nessuno ha il potere di strapparti dall'Egitto, di strapparti da quella schiavitù. Maria sì, Maria è la degna dimora per te, è la dimora dove il figlio prodigo può tornare. Maria è la casa del padre, Maria è la casa dove Gesù dice ai due discepoli di Giovanni di venire e vedere, di andare con lui e vedere dove abita, dove dimora Cristo. Dimora nella misericordia incorruttibile, e sulla terra a tutti noi è stata data una dimora incorruttibile, una città meravigliosa, la Santa Gerusalemme che viene dal cielo, dove tutti noi possiamo entrare nelle sue liturgie, ascoltare la sua parola e vedere la nostra vita trasformata. Sono 5 anni che non parli con quella persona, in una liturgia, in questo seno benedetto, in questa degna dimora che Dio ha preparato per il suo figlio, perché il suo figlio possa accogliere te e trasformarti in lui. Questo utero meraviglioso, questo luogo è la Chiesa, di cui Maria, benedetta e santa e immacolata, è immagine. Come dice Sant'Anselmo nel discorso meraviglioso su Maria che si legge nell'ufficio delle letture di questa solennità, erano tutte come morte le cose, poiché avevano perduto la dignità originale alla quale erano state destinate. Loro fine era di servire al dominio o alle necessità delle creature cui spetta di elevare la lode a Dio, un rapporto libero di amore, di servizio, nella libertà, nella purezza, nell'innocenza. Invece erano schiacciate, ma queste cose morte sei tu e tutto quello che tocchi, quello che tocchiamo, quello in cui entriamo in relazione, a causa del peccato, a causa della situazione in cui viviamo. Per questo tu ed io eravamo schiacciati, forse oggi siamo schiacciati dall'oppressione, e avevano perso vivezza per l'abuso di coloro che si erano fatti servi degli idoli, da idolatria. Ma agli idoli non erano destinate, come il figlio prodigo non era destinato a vivere in quella pozza profonda e lercia dove era precipitato, come tu non sei destinato a vivere in quel giudizio, a vivere in quella concupiscenza, a vivere in quel rancore, a vivere in quell'attaccamento smodato alle persone, ai beni, alle cose, alle vacanze, ai tuoi
alle tue idolatrie, al tuo pensiero, al tuo ego. Tu non sei destinato a quello, sei destinato a vivere usando di ogni cosa per dare gloria a Dio, cioè a amare nella bellezza del creato, delle creature che sono riflesso di Dio. Bene, ora invece quasi risuscitate si rallegrano di essere rette dal dominio e abbellire dall'uso degli uomini che lodano Dio. Questi beni così grandi, risuscitati, purificati, rigenerati, sono venuti frutto benedetto del grembo benedetto di Maria Benedetta. Per la pienezza della tua grazia, anche le creature che erano negli inferi si rallegrano nella gioia di essere liberate, e quelle che sono sulla terra gioiscono di essere rinnovate. Per il medesimo glorioso figlio della tua gloriosa verginità, per Gesù, esultano, liberati dalla loro prigionia, tutti i giusti che sono morti prima della sua morte. O donna piena e sovrabbondante di grazia, ogni creatura, tu, il tuo matrimonio, la tua vita, la tua vecchiaia, la tua gioventù, la tua adolescenza, rinverdisce, risuscita, inondata dal traboccare della tua pienezza. O Vergine benedetta e più che benedetta, per la cui benedizione ogni creatura è benedetta dal suo creatore, e il creatore è benedetto da ogni creatura. Perché Dio, che aveva creato ogni cosa, si fece lui stesso creatura di Maria, e ha ricreato così tutto quello che aveva creato. E mentre aveva potuto creare tutte le cose dal nulla, dopo la loro rovina, la nostra rovina di questa settimana, per esempio, non volle restaurarle senza Maria. Hai litigato, hai un problema con quella persona, sei decaduto, hai perso la tua dignità, sei andato in rovina quella relazione, sembra che non puoi più tornare. Quanti ragazzi, quante persone sembrano essere votate all'ineluttabilità. E allora si buttano lì con i rap, con la musica terribile che parla di violenza, di sesso, di droga. Perché? Perché devono stordirsi, devono uscire dalla verità, devono uscire da quella situazione che li tiene schiavi, che li soffoca e che non possono sopportare. Allora si alienano, loro escono dalla verità, entrando in un mondo ancora più virtuale, ancora più falso, che ancora più li uccide. Bene, hai un posto dove tornare e non è il peccato, hai un posto dove fuggire. E non è la masturbazione, la pornografia, i soldi, l'alcol, le slot machine, la mormorazione, il chiamare tua madre per lamentarti di tuo marito, o chiamare tua madre per lamentarti di tua moglie, il solito pettegolezzo contro quella persona che è quello che ci sembra consolare tantissimo, fumarti una canna, drogarti, non è quello, comprarti quella cosa, comprarti quell'altra, dimagrire, non è quello. Noi abbiamo un posto dove poter tornare a incontrare il nostro padre, e Maria è la madre delle cose ricreate, perché dice: Dio dunque è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate. Dio è padre della fondazione del mondo, Maria la madre della sua riparazione, poiché Dio ha generato colui per mezzo del quale tutto è fatto, e Maria ha partorito colui per opera del quale tutte le cose sono salvate. Dio ha generato colui senza del quale niente assolutamente è, e Maria ha partorito colui senza del quale niente è. Bene, allora tu puoi tornare alla chiesa, alla tua comunità, alle liturgie e vedere la tua vita trasformata. Quello è il vero, è la vera fuga dal mondo, dalla carne, dalla concupiscenza. Quello è l'esodo, l'esito dell'esodo. Quello, Maria, che è l'arca dell'alleanza, che ci accompagna nel cammino nel deserto, che ci accompagna nella sofferenza, nella delusione. Lei che ha imparato cosa vuol dire patire, quanto ha patito nella vita, sa come confortarti, come comprenderti, come consolarti, ma attraverso le sue viscere di misericordia, attraverso le viscere di misericordia della Chiesa, la parola, i sacramenti, il potere di Cristo che ha vinto la morte arriva a te, e tu puoi risuscitare, puoi perdonare, puoi aprirti alla vita, puoi uscire da quella schiavitù, puoi lasciare il gioco, puoi lasciare la droga, puoi lasciare quella persona che ti sta distruggendo, quella relazione morbosa, puoi entrare nella vecchiaia, nella malattia, puoi entrare nel cancro, puoi accettare che tua figlia stia male, puoi accettare che tua figlia debba morire, tua figlia, una cosa innaturale, eppure lo puoi accettare e vedere lì invece un'opera di amore di Dio. Questo è il miracolo che si dona nelle viscere di misericordia della Chiesa, dove il nostro cuore, perverso, infettato dalle menzogne del demonio che ci interpreta la vita, i fatti, i dolori, le sofferenze, la croce come l'abominio più grosso, come la più grande fregatura, questi occhi sono purificati e possiamo vedere i momenti più dolorosi, i momenti più difficili, come luogo di incontro con il nostro Signore Gesù Cristo, esattamente come ha fatto il figlio prodigo, che all'apice della sua sconfitta, del suo fallimento, della sua frustrazione, è potuto rientrare in se stesso,
Felice colpa che meritò un così grande Salvatore nella Chiesa, nelle viscere di misericordia di nostra Madre Immacolata. Questa è la Madre perfetta, meravigliosa, di cui tutti noi abbiamo bisogno e nella quale anche nostra Madre, e con nostra Madre nella carne, con la nostra storia, riprende tutto vigore, riprende tutto bellezza, tutto dignità, tutto è trasfigurato e tutto è visto come un'opera meravigliosa dell'amore di Dio. Perché come dicevano i padri della Chiesa, non si può chiamare Dio Padre se non abbiamo come Madre la Chiesa, a Gesù per Maria. Attraverso Maria possiamo arrivare a Gesù e attraverso Gesù e Maria possiamo alzare il nostro sguardo e abbandonarci a Abba, a Papà, nel Getsemani che ci attende ogni giorno, desiderando compiere la sua volontà e non la nostra, come ha vissuto Maria. Per questo Immacolata Concezione e in lei anche noi immacolati e santi per compiere la volontà di Dio senza il veleno del peccato ad impedircelo.